Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con Andrea Calore, responsabile della divisione robotica e del service LEAS. Oggi Andrea, ti chiederei di raccontarci un po' come sta andando il mercato della robotica LEAS e quali tipologie di aziende si stanno affidando a noi. Buongiorno a tutti, sono Andrea Calore, sono responsabile della robotica e del service di LEAS e oggi ho il piacere di presentarvi la nostra divisione che ci ha permesso negli ultimi anni di presentarci ai clienti non solo nella progettazione e nella costruzione di linee ad alta produttività, ma nel poter offrire ai clienti anche impianti flessibili e versatili volti appunto a soddisfare una produzione soprattutto nel mercato italiano dove i clienti necessitano di avere maggiore flessibilità, maggiore velocità e nel poter lavorare con molte famiglie e con piccoli lotti. Nel 2020 abbiamo iniziato questo percorso facendo in modo che questa divisione di robotica potesse avere due business principali. Il primo è essere un system integrator appunto all'interno della divisione di automazione dove avendo linee con molti robot abbiamo concentrato un numero di tecnici altamente specializzati per riuscire a rendere il robot non solo un complemento delle nostre linee ma un punto di riferimento per migliorare il processo all'interno della nostra automazione. E l'altro nostro business è quello di avere di poter progettare e costruire e produrre delle celle versatili dove è il robot il cuore dell'automazione. Nel particolare nel poter seguire un singolo processo quale il processo di saldatura, di piegatura, oppure all'interno di una macchina come asservimento, carico, scarico, macchina utensile o fine linea. Negli anni, questi ultimi tre anni, la nostra divisione di robotica è cresciuta molto e partendo fornendo dei servizi presso clienti che ad oggi non avevano solamente delle nostre automazioni e nostri robot. Si trovavano scoperti per quanto riguarda un post vendita, quindi la possibilità di essere seguiti nella fornitura di ricambi, di corsi, di interventi su guasto, di manutenzioni ordinarie e predittive. Abbiamo al nostro interno implementato un team che è in grado di fare una diagnosi sul robot, di capirne il guasto e di andare a visitare il cliente per farne appunto una diagnostica e una risoluzione. Credo che ad oggi il mercato della robotica, che è in forte crescita, in forte espansione, abbia appunto la necessità di avere a disposizione un partner tecnologico che non punti solamente ad una vendita di un impianto e a seguire il cliente fino al momento della sua installazione e il suo collaudo, ma che si prenda anche cura di quelle che poi possano essere le anomalie, i guasti, i problemi che queste automazioni nel corso degli anni possano avere. La nostra struttura, la nostra azienda fa sì che per i nostri clienti ci sia appunto un team altamente specializzato. Ti ringrazio Andrea per questa introduzione. Se volessimo andare un po' più nel dettaglio, quali sono le necessità che le nostre soluzioni possono risolvere nei confronti dei nostri clienti? Allora, per quanto riguarda la robotica, abbiamo visto l'aspetto del service che è fondamentale perché un cliente si sente tutelato e accompagnato non solo nel momento della vendita dell'impianto e nel periodo di garanzia, ma soprattutto nel momento in cui una garanzia è scaduta e hanno la certezza e la consapevolezza di avere alle spalle un'azienda che li segua su tutto il loro processo produttivo nel momento in cui appunto un ordine diventa anche non solo più un investimento ma anche una forma di guadagno per i nostri clienti. La nostra divisione robotica ha inoltre un concept importante che è quello di pensare a delle soluzioni che consentano ai clienti di cambiare la loro produzione giornalmente o anche ogni ora, ogni tot ore per consentire di lavorare
più famiglie con pochi lotti rispetto magari ad un concetto di automazione dove si lavora più sui grandi numeri, però su uno stretto numero di famiglie all'interno di una stessa automazione. Il fatto di avere all'interno di un'unica azienda due business unit, una che sia in grado di occuparsi di linee altamente produttive e una che sia in grado di occuparsi di celle assolutamente versatili con dei cambi attrezzature studiate in modo rapido e il tutto pensato per poter essere gestito con una programmazione offline, fa sì che le automazioni siano spinte al massimo perché la programmazione delle stesse avviene già dalla parte ufficio tecnico. Andrea, ti è mai capitato che magari facendo visita a un cliente e provando a offrire insomma le nostre soluzioni avesse delle obiezioni o fosse un po' restio ad avere una soluzione automatizzata come quella che possiamo offrire noi, e come abbiamo risolto questa cosa? Sì, la fortuna è che negli anni ho avuto la possibilità di visitare numerose aziende e approcciandomi molte volte per la prima volta all'interno di un cliente, quindi dovendo vincere anche quel momento di imbarazzo e di conoscenza dovuto al fatto che non ci si conosce tra cliente e potenziale fornitore, non ci si conosce tra interlocutori. E l'aspetto più critico che mi sono trovato a gestire, che tutt'oggi trovo a gestire, è quando ci troviamo all'interno di produzioni o su clienti che producono ma fanno sostanzialmente tutto a mano all'interno dei loro processi. Ad oggi la soluzione vincente da parte di LEAS è avere comunque dei professionisti preparati che sono a disposizione dell'azienda, si mettono in contatto con il cliente, lo visitano, sono disposti a investire del tempo all'interno delle loro produzioni per studiare in co-engineering insieme al cliente, insieme all'ufficio tecnico del cliente e alla parte operativa del cliente, la miglior soluzione tecnica per arrivare ad ottimizzare e ad inserire all'interno di queste realtà delle automazioni. Io ti ringrazio Andrea per il tempo che ci hai dedicato e per la tua testimonianza. Ringrazio tutti voi per l'ascolto e vi invito a contattarci per qualsiasi vostra esigenza. Siamo disponibili a studiare insieme a voi la soluzione che più possa adattarsi alle vostre esigenze.